Questo tablet low cost del brand Honor by Huawei è un prodotto che sicuramente non brillerà per hardware, ma visti gli ottimi precedenti dell'azienda, siamo molto curiosi di provarlo. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nell'unboxing di Honor T1. Honor, che è più che un'azienda, un brand di Huawei, ecco qua, powered by Huawei. È un tablet da 8 pollici che costa intorno ai 160 euro, noi l'abbiamo pagato 159 su eprice.it, sicuramente interessante. L'hardware non è proprio brillantissimo, parliamo di un processore Snapdragon 200 quad core da 1,2 GHz, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna espandibile e una batteria però da 4800 mAh. Un display 8 pollici IPS, risoluzione 1280x800, che sicuramente è un punto a suo favore, almeno sulla carta. Andiamo a mettere un attimo il tablet da una parte, vediamo cos'altro c'è all'interno della confezione. Abbiamo un alimentatore, vediamo l'amperaggio, alimentatore da 1 ampere, eccolo qua, qui i manuali e qua sotto il cavo USB, micro USB, quindi niente cuffie come poi nella maggior parte dei tablet, nella stragrande maggioranza dei tablet. Mettiamo proprio da parte la confezione, portiamo qua sotto il tablet, eccolo qua. Andiamo ad estrarlo. Design, a mio giudizio, molto che richiama molto gli altri prodotti di Huawei, più che di Honor, ma tanto alla fine l'azienda quella è. Qua abbiamo una fotocamera da 5 megapixel, fotocamera VGA frontale invece, tasto di accensione e bilanciere del volume. Scocca in metallo, assolutamente un tratto di pregio. Sotto questo sportellino abbiamo lo slot per la micro SD, non c'è uno slot invece per la micro SIM. La grandezza di questo sportellino lo farebbe intuire, ma comunque nella versione che arriva da noi non c'è nessuno slot per la SIM. Microfono, porta micro USB, parte cromata, che però questa non sembra essere assolutamente metallo. Andiamo a accenderlo, vediamo se ritrovo il tasto di accensione, eccolo qua. Faremo la recensione a breve, ma ovviamente dovete lasciarci il tempo di provarlo. Potete, diciamo, ingannare l'attesa, andare sul nostro forum androidworld.it/forum, farci domande su questo Honor T1 e noi risponderemo nella recensione finale che appunto arriverà fra almeno una settimana. Per questo unboxing è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.